Thank you Grazie per essere venuti, eh, grazie anche ad Antonella che ha accettato questo invito. E, e io voglio dire che sono molto contenta che sia qui perché è una mia cara, cara amica, vecchia amica con cui abbiamo condiviso alcune esperienze in passato. E, e comunque per la, presentazione, la sua pre presentazione do la parola a Pino che è l'organizzatore, eh, l'ideatore di questa serie di incontri che ormai sono parecchi, sono diventati nove, sono stati in tutto. E questa volta non è un architetto ma è una storia dell'arte però che si è sempre occupata di architettura quindi molto vicina al mondo degli architetti buonasera a tutti non so chi c'è perché vedo solamente clementina e antonella e, e le spalle del nostro amico veneziani è <ride> Vabbè, insomma antonella eh, devo dire eh, eh, io l'ho invitata per una serie di motivi. Perché oramai con questi social, come dire, ci si sente un po' tutti, no? E questi ultimi due o tre anni, eh, ho notato come i commenti di Antonella, come dire, io li, li ho sempre condivisi tutti perché mi sembravano, eh, avete fatti anch'io uguale a lei, ma non molto molto solidarizzata a quello, quello che diceva per cui mi sono tornate alla mente non so, le cose che, che mi legavano che mi legano a Vabbè, ne voglio dire solo adesso un paio, e un po' eh, tra l'altro, c'è c'è questa cosa: che eh, queste autobiografie in qualche modo contengono anche in parte anche un racconto della nostra storia. Eh, e questa sera cioè, mi incuriosisce eh, appunto quello che, che dirà Antonella, che io invidio molto perché lei ha vissuto due dimensioni: una, eh, eh, diciamo dentro il mondo dell'arte e poi anche dentro il mondo dell'architettura. A me sarebbe piaciuto fare un artista da giovane, poi la mia, mia famiglia. Non eravamo molto d'accordo perché dovevo passare dai preti di San Giuseppe all'Accademia, dove mio padre dice: Tutti i capelloni drogati, lasciamo stare. E vabbè, e... insomma, questo, questo nostro racconto è il racconto di Antonella, che poi è il racconto anche della, della nostra generazione, perché è una generazione che ha fatto cose negli ultimi 40 anni, insomma, diciamo dagli anni 80 in poi. E io. A Antonella gli voglio ricordare due cose, due momenti per me molto, per me molto prestigiosi dove, guarda caso, lei c'era e anzi in uno di questi era anche l'artefice di questa iniziativa. Il primo era la mostra di Sabaudia, non so se tu ti ricordi, la mostra di Sabaudia dove partecipavamo a un convegno, noi gio giovani, Bambini, io ero il curatore della mostra e non ti conoscevo. Poi Antonella Greco, non, non avevo come dire, eh, capito che eri la figlia di grande Emilio Greco, e parlavi di una iniziativa che praticamente andava ad occupare uno spazio che io mi ero già prefigurato potesse essere. Eh, lo spazio dedicato al museo del, del, della, della città, insomma, quando in realtà poi credo che voi avete fatto non so, una donazione importante, no? Al Comune di Sebastia, se non sbaglio, giusto? Mi pare di sì, no? E eh, in quell'occasione, eh, correggimi se sbaglio, in quell'occasione eh, in questo convegno eravamo tutti i più piccoli perché a fianco a noi c'erano personaggi come. Moravia, Alberto Moravia, eh, vittoria Emiliani che era il direttore del Messaggero, eh, Riccardo Mariani, eh, storico dell'urbanistica, insegnava se non sbaglio a Ginevra. E eh, mi, mi pare solo loro, insomma, in qualche modo, eh, come dire, sta, stare dalla stessa parte della nostra. La giovane età di personaggi di questo tipo è stato molto gratificante, molto eh, anzi, è stato uno dei momenti più importanti, forse, della, del mio percorso professionale, almeno da, almeno da giovane. E tra l'altro eh, questa mostra dei 50 anni è del milo, eh, 1984 perché eh, dal 44 ero, dal 1934 erano giusto passare i 50 anni. in Quell'occasione il catalogo, guarda caso, eh, io ho conosciuto Giorgio da, da qualche anno, lo, lo fece Giorgio, per cui insomma, questa cosa ci lega ancora di più. Poi c'è stato un problema perché questa mostra è andata a... è stata portata all'INARC non, non lo ricordo male, e, e io eh, volevo che parlasse anche Giorgio insieme a me, insieme a Melograni, mi pare, se non sbaglio, insomma, ed altri, e invece Melograni mi impedì di, di portare Giorgio perché ho in qualche modo discusso su qualche questione di architettura e fu chiamato eh, Carlo Severati, mi ricordo, che non... però insomma la persona, non so se è lì, e lì a ah, lì severati ecco lui forse se lo ricorderà bene lo so ma io severati lo, lo stimavo perché tra l'altro credo di aver fatto l'esame di storia con lui l'esame lui era l'assistente di Gisele, se lo fai e, e vabbè insomma severati poi mi piaceva perché aveva scritto anche di, eh, di angelo mazzoni insomma ha fatto delle cose che a me piacevano molto Beh, questa storia di Sabaudia che, che mi ha dato anche dire, molte soddisfazioni perché poi ero stata portata anche a Londra, sono cose di, di grande, un, un grande successo. E poi un'altra cosa che devo, una, una forte emozione che devo a, ad Antonella perché dopo aver eh, realizzato il rettorato della facoltà di giurisprudenza di Roma 3, il mio studente, il mio collaboratore, insieme al suo compagno, fece un video su questa, questo progetto e anche sull'edificio realizzato. Questa cosa viene selezionata da Antonella Greco per qualcosa bellissima che faceva, Art Doc Festival se non sbaglio, si chiamava così, giusto? E a distanza di vent'anni, perché questo era il 2004, questo lo so perché... Il, era, questo video era del 2004 forse era del 2004 se non, se non vado errato 2004-2005 quegli anni lì e eh, cosa straordinaria io pensavo che fosse come dire, ci fossero cose come la mia che erano so, 5 minuti di video fatti da un professionista ma così con l'occhio bendato e la mano sinistra ma che si era impegnato ma la cosa curiosa è che in quell'occasione, a parte che eh, ovviamente sono venuto eh, alla proiezione, eh, c'era un sacco di gente e non immaginavo, non, non avevo visto neanche il programma, niente. dopo la mia proiezione c'era quella su Norman Foster, per cui il progetto di Norman Foster e il suo citriolo a Londra suo, chiama, la, la melanzana che ha fatto a Londra e ecco in quell'occasione stata poi non so se è stata l'ultima l'ultima edizione di quel di, di quel festival no è, è proseguita c'è sempre ah ogni anno si fa allora, non è, non è pubblicizzata, non è comunicata questa cosa. Adesso, allora adesso mi inviteranno, visto che faccio parte della Commissione Cultura, forse mi verranno al corrente di questa cosa, non lo so. Siccome faccio parte della Commissione Cultura dovremmo deciderle noi queste cose, io non, non lo so. No, ma domani per esempio c'è una proiezione di due documentari: uno su Albaralto. Quando? Domani alla Casa dell'Architettura c'è una proiezione sì. di due documentari: uno sul design radicale e uno sulla moglie di Albaralto. Ah. Eh, il festival continua, ma ha avuto una cesura per il covid. E poi ci chiama ogni tanto il maxi per fare delle micro, oh, dei micro festival. Cioè una settimana, è successo per le case, per esempio, un mese e mezzo fa. Beh, è... allora, allora ti, ti manderemo tutti i video che abbiamo fatto noi sberateria a Pennini, visto che ce l'abbiamo. Ehm, e va bene, niente, allora, vabbè, ehm, no, mi dispiace non essere più aggiornato. Eh, sarei venuto volentieri a vedere questi sì. video allora vabbè per chiudere ovviamente okay, con Antonella iniziamo chiudo questa, eh, una, una, una piccola serie non, non architetti progettisti ma eh, storici o critici eh, probabilmente se ci riusciamo il prossimo dopo Antonella dovrebbe venire Francesco Moschini e forse dopo ancora Mario Lupaco. Entriamo un po' più anche nel mondo del centro studi dove Clementina, Giorgio stesso, insomma, è molto segnato da questa insomma dalla vicenda intorno a, appunto alla storia dell'architettura. E, e niente, è tutto qui. Buon Buona autobiografia. Cercherò di ascoltare, ma non so se mi arrivo bene. Ok, grazie, Pino. Ciao. Allora, io ho interpretato un po'. Io sono un'anomalia, come si sa, no, perché ho sempre questo, questo piede sull'arte, e uno sull'architettura, come simpatia, come affetto. E quindi. Non essendo mai venuta prima. uso Ok, basta questa frase. Sì, infatti, grazie mille. Eh, non, non sapevo per cosa dovessi fare, cioè autobiografia scientifica, quindi è un po' scisso, l'ho interpretato in questa maniera, eh, come formazione. E poi. Va bene, sono fatto vedere anche perché sono qui con Clementina, con la quale abbiamo condiviso molte esperienze, anche con Giorgio, suo malgrado. E eh, quindi sono cose che, come il catalogo dell'Hamburg, molto meno interessanti. Ecco, io insomma, facciamo come Tristan Scendi. Cominciamo dalla nascita, che è lunga. Ecco, questo è il. Questo dovrebbe andare da solo. Adesso si dovrebbero vedere. I miei genitori a Villa Massimo, un anno prima della mia nascita, cioè del 48. Uh, Villa Massimo è l'Accademia tedesca, che era stata, i cui studi erano stati dati agli artisti eh, giovani e poveri comincia con Guttuso questa cosa che non era né giovane né povero comunque l'unico che arrivasse in macchina diceva mio padre questi sono mio padre e mia madre finito già eh. e dovrebbe essere finito da solo sì e eh, quando sono entrati in questi studi mio padre e mia madre erano effettivamente giovani e poveri lei aveva 24 anni e mio padre 12 di più e se vedete c'è una tenda a sinistra è perché tutte le vetrate erano scoppiate per il bombardamento di piazza Bologna e nessuno dei giovani artisti che stavano lì che poi erano abbastanza famosi erano Marino Mazzacurati erano Leoncillo, Brunori, Rossi, Rossi padre di Rossi e di Orietta Rossi Pinelli il mio, lo studio dove stavo io era dove sono nata io, è il secondo da destra. E, eh, questi si chiamavano erano un po' giovani comunisti. E mio padre comunista non era, era eh, forse azionista all'epoca. Eh, questi sono ogni tanto li riunivano insieme. Si vede, si vede Leoncillo Mazzacurati, in greco, quello che mi assomiglia lì. E poi Cagli, Maltese, che è il nostro Hauser, no? io ho studiato sui suoi libri di storia sociale dell'arte, Afro, riconoscibilissimo, e Guttuso, di spalle. Erano, erano appunto guardati un po' male come giovani comunisti perché oltretutto pensavano, questo lo so perché mio padre me l'ha sempre detto, che a Villa Massimo ci fossero stati nazisti. In realtà studiando studiando un, un, uh, un laureato di Carlo Severati e io ho fatto un articolo uh, su Controspazio, abbiamo capito che invece c'era una cellula antinazista, cioè che il direttore Geriche faceva uh, parte di un gruppo di antinaziste insieme a Curtius, al, uh, all'archeologo Curtius, e tutto questo coinvolgeva Baxman e Frankl perché eh, un certo momento oh, è Krautheimer, Krautheimer si occupava del corpus basilicarum e offrono a Baxman la possibilità di delineare, eh, fare il, delineare queste basiliche con i fossori, con le torce. Tutto questo ce l'ha raccontato, c'era anche me Clementina, Wolfie, Wolfgang Frankl. E, Comunque, a Villa Massimo c'erano delle feste, c'erano anche gli attori che andavano a trovare gli artisti. Eh, questa virgolette pacchia è durata poco perché nel 1957 gli artisti furono mandati via dallo, dagli studi: Picasso, Trombadori, Turcato e Guttuso. Questa è veramente una cellula comunista: <ride> Picasso. Eh, in quel periodo era molto attivo sul fronte della pace e c'era la, la sua mostra a Valle Giulia e poi questo è Guttuso che dipinge Neruda quindi siamo nel pieno della cultura in cui noi tutti siamo cresciuti quindi quello che vi racconto è buffo perché siete tutti più o meno miei compagni di scuola no? o di vita ecco questa la mia infanzia Pinocchio nel 1953, nel 1954 mio padre fa questo monumento a Pinocchio. La cosa più divertente è la copertina di Zevi che prende, che lo, eh, lo fa diventare, lo strategizza. È molto meglio la copertina di quanto sia il monumento. Era un monumento dedicato ai bambini. Naturalmente, mio padre e mia madre si separano esattamente in tempo per l'inaugurazione del monumento a Pinocchio. Questa sono io. A sette anni e questa è mia madre, l'ultima volta che è andata in Sicilia a trovare i parenti di mio padre. Eh, io poi vengo formata, diciamo, disinformata in una scuola di monache fino alla quinta elementare da cui scappo. Eh, Arsenio Frugoni consiglia a mio padre di mandarmi al tasso e qui è tutta un'altra storia. E qui c'è gente del tasso, e quindi c'è l'apertura mentale, la tolleranza non nei primi tre anni perché nei primi tre anni alle medie c'era un preside fascista che ci salutava dicendo alunni col braccio alzato e subito lo stesso studente gli faceva una pernacchia fingendo di soffiarsi il naso il povero Edoardo Cristolini che io ho perso, gli vorrei dare una medaglia per questa cosa invece arrivo al liceo nel 64 e c'è Marino Casotti questo Preside, famosissimo col Barbone, insomma straordinario, che, eh, e poi c'è questo incontro incredibile, Vittorio Sermonti. Vittorio Sermonti è stato la persona che più ci ha formato, anche se è stato solo un anno ci siamo stati a contatto solo un anno e mezzo. Era bello, sì. Non tutti sono d'accordo, Claudio, non sei d'accordo che fosse bello. Però invece vi faccio vedere che era bello perché. Io ero in una. ma no, anche i ragazzi era seduttivo. Questa è una tua fotografia che io. sì, lo so che ho trovato su Facebook. Quindi era decisamente molto bello. E eh, ci, più che altro era una persona che non insegnava come si insegna a scuola, cioè ci ha aperto la, la vita, il cervello. Eh, era molto snob, quindi forse parlavamo tutti col birignano un po' come lui. E Brecht, eh, ah, ecco, le l'elenco delle cose che al primo anno di liceo, che è nel 66, lui ha chiesto. Ecco, vacanze, compiti delle vacanze 1966, leggere Il demone meschino di Sologub, Marcuse Uomo a una Dimensione, Musil Uomo senza Qualità, Pivano, e cioè, insomma, è abbastanza un... Uh, credo che l'abbiamo fatti tutti questi compiti delle vacanza, io li ho fatti. Musil un po' mia, ecco. Qui c'è Sermonti con Gianfranco Contini e noi sappiamo che tutta la lettura di Dante di Sermonti è continiana. No? Sermonti, dopo che ci aveva perso per due anni, che stava in Cecoslovacchia a scrivere giorni travestiti da giorni, eh, ci ha preparato per la maturità, non tutti, eravamo 13 in classe, quelli che lui preferiva e noi siamo arrivati alla maturità. E senza sapere nulla di Sapegno, ma sapendo tutta l'interpretazione di Contini, ci hanno tolto due voti a tutti. È stato un incubo, <ride> cioè non, non erano proprio all'altezza. Ecco, influenze, come non evidentemente Pasolini, Pasolini, la grande mostra di Michelangelo, architetto. Io quella l'ho vista, non so chi altri l'abbia vista, tutti, <ride> tutti voi. Ecco, in un'altra cosa in cui ho partecipato non l'aveva visto nessuno, io ero la più vecchia e l'avevo vista, l'ho vista a 14 anni, l'ho anche, eh, anche fatto una recensione su mese volante. Adesso non mi ricordo cosa fossi riuscita ad inventare, mi era piaciuta molto la zona dei tiri. E prendo queste fotografie che sono dell'archivio di Zevi. E di Sertogo, dal bellissimo articolo di Maria Clara Ghia che ha fatto sulla rivista su storia dell'urbanistica, l'ultimo numero dedicato a Roma, sono veramente splendide queste foto. E naturalmente leggevamo tutti Kafka, questa è un'interpretazione ovviamente della metamorfosi, America, Proust, questo era il libro di mio padre, cioè l'edizione dei Coralli. E poi abbiamo scoperto la Big Generation. Quindi l'urlo di Ginsberg è stata veramente l'apertura la, anche alle parolacce. E mi ricordo che ho scandalizzato qualche mio compagno di scuola perché dicevo troppe parolacce, ma secondo me le diceva Ginsberg. Quindi, perché non potere? Scoperta della Pivana, una Pivana era una donna bellissima. Era, piaceva questa è Ginsberg con la pivana, molto magro. Piaceva a Hemingway, era piaciuta moltissimo a Pavese, c'è cioè tutta una storia per cui era corteggiata in maniera imbarazzante, mentre invece ha una storia terribile con Sotsas, perché ho letto il le suo diario. È veramente mi ha fatto una cosa che fa sanguinare il cuore proprio. Lei ha sofferto mai come credo. Insomma, tra l'altro, Sozas abitava con Barbara Radice sotto il suo piano, sotto il suo appartamento. Quindi veramente una cosa che mette i brividi. Si vede chiaramente che Sozas è molto annoiato questa è la foto. E poi Bob Dylan, Bob Dylan è stato l'altro perché ognuno è il prodotto di tutto quello che, che vede, sente, della musica che sente. Bob Dylan l'avevamo addirittura tradotto, la mia amica Lucia ed io, dall'inglese. Arrivo all'università, questo è Argan ovviamente, e io mi piazzo quattro anni in prima fila perché per quel giorno unico, la settimana che veniva a parlare era un assoluto piacere perché Argan si metteva un quadro dietro, non parlava del quadro, quindi quasi tutti noi ci occupiamo dei contesti, perché non gli interessava il quadro, cioè la manica, quelle cose di Brandi, no? guardate questo punto lino, bianco, cioè niente, era tutto quello che girava intorno, filosofia, storia, letteratura, quindi era affascinante. Tra l'altro era un personaggio freddissimo, questa è una mossa di Capogrossi degli anni 60 eh, questo è Vedova il primo a destra questa è un'altra persona famosa di Venezia un altro pittore famoso di Venezia prima primo a sinistra non l'ho identificato ecco, per, era freddissimo cioè un, abbastanza glaciale io gli ho chiesto tre tesi di laurea alla fine ne ho fatta una e dirò per merito di chi e, e poi invece quest'anno adesso ho letto queste lettere infuocate alla Bucarelli cioè, veramente, non so se mi è, ha. l'ha anche lei. Non so se mi è crollato un mito, ma. Uh, beh, era umano, veramente molto umano. E la Bucarelli era molto brava perché teneva due corrispondenze, una con Monelli che gli diceva. Là, stavano tutti a New York, stavano in America. Vella parla con quello, fatti dargli la carta di credito, eccetera, fatti riconoscere, fatti portare nei musei. Tra l'altro lei è una resistenza pazzesca, vedeva quattro musei in un giorno per tutta l'America, prendendo autobus, prendendo treni, eccetera. Mentre Gargano naturalmente la butta molto di più sul sentimentale, ma anche sul fisico, cioè sono lettere molto fisiche. Questo veramente imbarazzante a ridere un po', ma mi fa piacere perché era umano. E qui, per esempio, guardiamo l'atteggiamento della Bucarelli alla, alla prima biennale del 48, cioè lei tiene sotto braccio ragghianti come se non fosse un eroe <ride> della resistenza, perfettamente a suo agio. Una donna incredibile da frequentare. Eh, noi, tutti abbiamo visto le mura aureliane e eh, la grossissima influenza di contemporanea. Per me è stata una scoperta meravigliosa perché eh, vedevo cose che non avrei mai visto prima, che non avevo mai visto prima. Tra l'altro sono stata portata da mio padre, immaginatevi che la prima cosa che si vedeva eh, di contemporanea era una cosa di eh, all'ancapro e c'era eh, una, una macchina incidentata con la luce e una serie di pani con tanti spilli infilati dentro ecco mio padre quasi stressicolava quasi però mi ci ha portato è stato carino questo è de dominici se prossimo col solito scheletro insieme al cane e questo era boys perché faccio vedere queste cose faccio vedere queste cose perché eh, lasciando mollando tesi a metà mi sembra uno era addirittura sulla facciata del laterano in cui avevo fatto anche delle scoperte e l'altra era invece sul neogotico che poi sono riuscita a discutere. Io eh, vengo interpellata. Un mio amico mi dice: eh, si apre una galleria d'avanguardia, eh, i nomi tutelari sono Menna e Bonito Oliva, è un napoletano quello che la, che la dirige, ma comunque la, la galleria è di Nino D'ardi infatti era una galleria tutta bianca, qualcuno di voi si è già mandato? Piazza dei Massimi, tutta bianca, eh, sotto il pavimento il bitume bianco eccetera, e eh, era collegata con eh, Ileana Sonnabend, quindi con la moglie di Leo Castelli che aveva avuto prima questa galleria incredibile a New York, poi in quel momento stava a Parigi, e eh, io comincio a vedere solo fotografie, cioè, non si facevano, non si esponevano. Era una galleria che guardava molto il concettuale. La narrative art era questa cosa per cui si esponevano fotografie con una storia sotto. E faccio vedere questi cataloghi perché poi li ho curati, curati, insomma, li ho fatti io in qualche modo, messi insieme io. Questa è la Sornabend vista da Andy Warhol, che era uno dei suoi artisti, ovviamente. E Fabio Mauri, Fabio Mauri eh, mi interessava perché vellicava moltissimo la, la mia mania per la storia, e specialmente la storia del Novecento. Vi ricordate forse che cos'è il fascismo, poi Oscuramento in cui lui proietta su Pasolini, sulla camicia di Pasolini, film di Pasolini e questo invece è Miklos Giancio ed è un film di Miklos Giancio. Era in tre tappe questa, questa performance. Un'altra tappa era il Museo delle Cere, la terza tappa era il studio di Elisabetta Catalano, dove suonavano le sirene della guerra e due bellissimi ballavano appunto in oscuramento. Eh, quindi ho conosciuto della gente che non avrei mai conosciuto a casa mia. Non so, Bernadilla Becker, che sono questi. Tedeschi che si occupano, di, che pubblicavano strutture per l'acqua, cioè erano tassonomie di architetture industriali. Gordon matta Clark, che ho conosciuto fugacemente, che adesso va moltissimo di moda, Paladino, che era un ragazzino, vedete qua, eh? insieme a Lucio Melio. Ecco, però, malgrado tutto mi laureo. Eh, tipo 15 giorni dopo che Lama, forse una settimana dopo che Lama è buttato fuori dall'università, mi laureo perché per merito ho oh, Severati che mi mette insieme i, e faccio una faccia terribile, mette insieme i miei punti e mi fa laureare finalmente. Perché non mi volevo laureare, facevo tutt'altro come tutto il resto della gente nel 77 che era un po' sbandata. E, dopodiché eh, mi ha detto, dopo che ho discusso la tesi da sola, non ha voluto mio padre, non ha voluto nessuno, se adesso andate a vedere tesi di laurea, cioè, non so, il nonno, non so, cose scene, scene folli. E, dopodiché mi ha detto, dice, sai, la riletta, ha detto: sai, pensavo meglio, <ride> ti ricordi <ride> esattamente così. E comunque, io gli sono gratissima, gli sarò gratissima per sempre perché così perlomeno mi sono laureata. E ho scritto: mi sono iscritta perfezionamente: ho scritto: sempre influenza di mio padre perché ho beato angelico, veramente ce l'avevo qui. Ho scritto questo libro per il poligrafico dello Stato e poi finalmente mi sono occupata delle cose interessanti: cioè sono andata a Reggio eh, insieme ad altri giovani. Per eh, collaborare con Carlo, che poi ci ha lasciato lì e eh, in qualche modo mi sono trovata a dirigere un centro mostre in cui anche Clementina ha fatto delle mostre. Ti ricordi che avevamo, dirigevamo questo centro mostre? Ecco, però, la, la cosa più importante che ho fatto è stata la mostra di Boccioni, perché eh, Boccioni prefuturista che ho fatto con Calvesi e Sercoen. Che è andata sia al Museo Archeologico Nazionale di Reggio sia a Palazzo Venezia. Quindi, questa era una cosa importante. Un altro filone è stato il filone olivettiano. Tramite ah, Prima avevo collaborato con Eugenio Battisti, che già conoscevo per l'antirinascimento, l'avevo portato a un esame. Cioè un genio assoluto, un pazzo assoluto, una persona straordinaria. Quindi a Reggio nascevano queste gemme, poi è tornata a Roma a un certo momento. Allora conosciamo Marcello Fabbri che insegna storia dell'urbanistica, e lui ci fa, mi fa entrare in questo mondo livettiano. Quindi facciamo un convegno, un'antologia di comunità e, e questo libro che stranamente ancora è letto che è il, um, il convegno, uh, la, la cura del convegno insomma. Quindi con tutte queste persone che erano ancora vive e questo fa impressione che nell'82 fossero ancora vie, bel gioioso, la insomma tutti quelli che sono all'interno di questo libro. Poi eh, con, con Clementina entriamo nella seconda serie di Controspazio che era sempre guardata un po' male perché Controspazio era una rivista un po' come Sermonti, no? molto snob, era renato, era bellissima la prima serie di, di Controspazio. Questo Controspazio qui invece è il nostro, la copertina è orribile ma non è colpa nostra, insomma, ce ne sono state di, di migliori. Uh, si dedicava molto alla decodifica della società post-industriale, quindi forse meno progetti di architettura, ma molto sulla saggistica. Poi, siccome è durato vent'anni, è cambiata. e Noi abbiamo anche fatto dei numeri, dei numeri monografici, per esempio la giovane architettura italiana mi sembra. Poi ne ho fatto un altro su Pictionis, poi altre, altre cose. Gianni Cassa non ce l'ha mai perdonata questa, questa cosa di controspazio, che rifacessimo controspazio, ho avuto un perfido rapporto con tutta la vicenda. In questo momento poi conosco meglio, insomma, mi... Simonetta Lux, qui siamo alla Fondazione Witton davanti. A un Warhol che ha esattamente la. Non so se conoscete Simonetta, ma ha i capelli così esattamente come Warhol in quel momento. E con lei faccio delle mostre, cioè partecipo a queste mostre. Simonetta aveva 40 anni, quindi è bravissima. Eh, la mostra dell'università della pittura murale c'era anche Esther lì, anche lei, è bravissima. E poi specialmente la mostra sull'Euro: cioè la mostra sull'Euro è stata un monstro, cioè quello è il catalogo, è alto così, ehm, che vuol dire perché è stata fatta questa mostra? Siamo nell'87 perché l'archivio centrale dello Stato ha dato, tutti, ehm, ha accolto tutti i documenti dell'ente EUR e tutte le eh, decorazioni dell'EUR, cioè fino a quel momento almeno io da piccolo vedevo questo quartiere tutto bianco, non sapevo che fosse tutto decorato, decorabile perché poi le decorazioni non si è riusciti a farli, però ci sono i cartoni di tutti questi vari tentativi di decorazione. Per esempio, questo è il cartone di Achille Funi, non è il cartone, è il bozzetto di Achille Funi per la pittura nel Palazzo dei Congressi. E anche qui Simonetta è stata geniale perché ha detto che la pittura sta qua sotto, secondo i documenti e l'hanno tirata fuori e quindi eh, i Severini che erano stati messi lì nel 1953 sono finiti dall'altra parte, nell'atrio dei congressi, perché questo era l'atrio dei ricevimenti. Eh, Morettiana, ecco, poi c'è l'altro grande tram, dramma della nostra vita, <ride> cioè, l'archivio, scusa, io non avevo, ho tutto nelle casse, quindi ho messo l'ultima rivista che è uscita su Moretti. Eh, mentre invece con una passeggiata con Carlo Severati eh, al Foro Italico io ho scoperto che c'erano dei severini nella palestra del Duce e poi Carlo stava mettendo in ordine l'archivio di Moretti ecco eh, perché eh, dovevamo fare un libro poi sono usciti due numeri di parametro che sono ancora fondamentali che è l'architettura di Luigi Moretti a cura di noi quattro più Milelli Quattro. E le case della gioventù, che era uh, di Santuccio e mio. Abbiamo aperto un filone, poi sono uscite monografie lussuosissime. Adesso gli ultimi anche non ti citano più. <ride> quindi, questo, questo è un classico. Ma come è successo per Moretti, poi vedremo che è successo anche con altre persone. Quindi non, non è il caso neanche di prendersela, io rido. Uh, ecco, è successo per esempio col Foro Italico che. Nessuno aveva tirato fuori fino ad allora eh, i disegni del Foritalico, l'abbiamo fatto con eh, Santuccio. E poi abbiamo fatto una cosa bellissima con Giorgio, dove stai Graziano, eh, la cui copertina è questo disegno splendido di Franz Prati, che poi stava da queste parti, no? No, ce l'ho. Ah. ah, ce l'hai. <ride> Bene. E purtroppo è uscito... È uscito Sto facendo dai macelli è uscito fuori, dal, dal, cioè non, non si riesce più a comprare, ma il disegno era splendido, e poi eh, abbiamo fatto questo instant book perché mi ricordo quanto ci ha messo, Giorgio? Due mesi, un mese con Francesco meno. con Francesco Perego, io ho prestato le foto di Capizzano. Più, insomma, comunque rimane un bel libro, ci siamo divertiti. Eh, poi abbiamo fatto sempre con Giorgio e Simonetta il palazzo dei congressi, il palazzo dei congressi con i documenti inediti che c'erano ce a migliaia finché arriva la cosa fondamentale che ancora ci citano su Accademia che è il nostro libro con Clementina sui, non i disegni di Calderini, anche lì non ne parlo, sono buonissimi, non dico niente, ma sugli scritti di Calderini, comunque... Sempre grazie Graziano perché è molto bella l'edizione. Poi c'è stato questa uh, ah sì, brrr, è per i miei rapporti con Valerio Castronosi, sì. questo libro sull'archeologia industriale. Io avevo 40 anni, Castronovo ne aveva tanti di più. Tutte le volte che dicevo qualcosa diceva chiediamo al professore che era Giorgio, che avevo chiamato io per scrivere quindi proprio scintille. E poi scrivo questo libro che anche questo ancora gira, ancora citato, che è l'arte nella città, perché c'erano stati i primi interventi, io mi sono sempre occupata del rapporto architetti-architetti-artisti, -archite quindi c'erano stati i primi interventi in Francia, in Spagna, eccetera, non parlavamo solo di questo, ma parlavamo un po' dell'abitare e del rapporto con l'arte. Non ho avuto il coraggio di rileggerlo. Dunque, eh, poi noi abbiamo fatto tutte queste mostre di forma 1, a Praga nel 98, sempre in catalogo di Graziano, che non ho più trovato nelle cassette, quindi ho messo quello che ho trovato. Poi a Roma nel 2000, a Liegi nel 2002 e a Riga nel 2004. Questo è Achille Perilli, che io amo moltissimo, lui sua moglie, ormai morti tutti, e sua figlia. E poi ehm, arrivo a Roma, si sì, sono arrivata a Roma da un bel pezzo dal 93, e ehm, Panella ci dà ehm, ci, a me a Gaia Aremidi e Gaia Remidi a me, ci dà una, la possibilità di dirigere un laboratorio che è su Roma. Eh, Roma è l'altra mia passione, Roma contemporanea. E tra Gaia e me tiriamo su una serie di eh, dottorande. E facciamo queste guide. Una, questa del 2200 architetture che ha avuto il Premio Zevi, e poi quelle di Quaroni, Libera, Moretti nel 2006. Eh, muore Marcello Fabbri, gli dedichiamo questo libro curato da Renato, da Maria Clara Ghia e da me. Poi io vado in Venezuela per fare un documentario a Caracas e quindi facciamo il documentario e la, il libro su Villa Planchard di Ponti. Il documentario è abbastanza bello, il libro anche, ci sono delle foto che erano inedite allora perché non era ancora uscito niente quasi. E poi Leonardo Ricci. Leonardo Ricci ha, fatto, ha laureato mio marito, Massimo Giovannini, e quindi io sentivo parlare di Leonardo Ricci da... 40 anni, non so, da, da appena ci siamo conosciuti. E poi Maria Clara Ghia ha conosciuto la nipote di Ricci e questo è il primo libro non molto, non molto uh, venuto bene per quello che mi riguarda, ma io avevo subito un lutto, ero, ero stanca, non, non me ne sono curata moltissimo. Ricci come Moretti, poi dopo le eh, monografie di Maria Clara, tutti si stanno occupando di ricci, sono tutti diventati ricciomani, Bologna, Roma, tutto. E I festival che diceva, che diceva appunto Pino, che sono durati dal 2013 al 2022, eh, prima nella Casa dell'Architettura, poi spesso al Maxi, poi nel 19 c'è stata questa interruzione. Eh, per me il video è una cosa fondamentale sia per insegnare, per insegnare ai ragazzi la storia dell'architettura contemporanea perché io amo il Novecento e amo il contemporaneo e sia anche per capire delle cose che se no, altrimenti non si capirebbero, quindi lo considero una cosa fondamentale ma non solamente perché non è solo la lettura, Dell'architettura, spesso è la storia, spesso sono delle storie. Questa cosa del documentario di Alvar Alto che vi dicevo, che andrà domani, è tutto su Aino Alto e anche sulla sua figura di donna, continuamente tradita oltre che, eh, come, si, come dire, messa in qualche modo da parte. Eh, L'ultima cosa di cui che mi ha fatto, fatto piacere parlare è di questa mostra del 100 anni della facoltà di architettura. Eh, lì ci siamo Giancotti, Alfonso Giancotti ed io. Eh, a casso naturalmente l'ho messo su Facebook e ha detto Moretti non è, mai, non è mai insegnato nella facoltà, verissimo. Però ha studiato nella facoltà di Roma, quindi era un personaggio da, da mettere. Eh, naturalmente non è questa la mostra, ma è eh, un allestimento di studio azzurro che era una, una, stato un allestimento multimediale che quasi nessuno ha visto perché la mostra si è aperta e si è chiusa per il covid eh, però era molto molto interessante perché era tutta una trama di interferenze cioè abbiamo ricostruito tutta la storia dal 1920 fino a, al 2020 l'ultima cosa che mi ha interessato, che è divertito, è stato questo numero di storia dell'urbanistica che adesso è una eh, rivista in classe A, la rivista di Guidoni, tra l'altro io non ho parlato per niente di Guidoni ma l'Atlante del Foro Italico l'ho fatta su Impulso di Guidoni che era un personaggio strano ma molto, molto affascinante da un certo punto di vista perché per lui... L'arte e l'architettura era la stessa cosa nella città e eh, promuoveva anche cose anomale rispetto a una lettura eh, omologata. Quindi era, insomma, mi, è, mi è piaciuto molto come professore. E, Storia dell'urbanistica, adesso è una rivista in classe A, c'è questo numero su Roma, quando riuscirò a aprire le cassette lo porterò a Clementina perché è una cosa nota così. Grazie, è finita.